Allenamento PHA per tonificare tutto il corpo. Alterniamo il lavoro tra parte superiore e parte inferiore del corpo con pesetti ed esercizi a corpo libero. Iniziamo! Ok, iniziamo questo super workout modalità PHA, skip più movimento orario delle spalle. Scaldiamo bene la parte alta, scaldiamo bene la parte bassa. Prima di iniziare questo super workout, PH 5, 4, 3, 2, 1, cambio skip alto, rotazione antioraria. coordina bene i due movimenti, inizia con la respirazione naso-bocca, alzo un ginocchio, alzo l'altro ginocchio, mantengo il movimento anti-orario delle spalle, 3. 2 1 Torsione: tronco, piego leggermente le gambe, movimento lento e controllato senza forzare il movimento del tronco. Respirazione sempre attiva, attiviamo l'addome, respira 5, 4, 3, 2, 1 Movimento pectoral, più spinte. Senza pesi chiudiamo e alziamo, chiudiamo e alziamo, respira, mantieni sempre le gambe leggermente piegate, 10 secondi e passiamo a pugno incrociato, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, pugno incrociato destra e sinistra, sposto il piede, pugno veloce, rapido, adome contratto, vai, vai. Vai, respirazione sempre attiva, 10 secondi, mantengo il movimento, non rallentare, tra 5 secondi spinta ad una gamba, 2 1, cambio spinta a una gamba, mezzo squat, piccolo slancio laterale. Inizio a lavorare braccia e gambe sincronizzato, vai, scendo e spingo, scendo e spingo. Respirazione attiva e poi cambiamo gamba. 5 4 3 2 1 cambio dall'altra parte, sempre mezzo squat e allungo la gamba, mezzo squat e allungo la gamba. Respirazione attiva, addome contratto, utilizzo le braccia, fianco centrale, fianco centrale. 4 3 2 1 cambio, mezzo squat, attiviamo bene i glutei, le gambe. Movimento lento, controllato. Respirazione sempre attiva, in mezzo squat è un leggero piegamento. Mantengo il ritmo. 4, 3, 2, 1. Cambio V-step. Due passi avanti, due passi dietro. I due passi in avanti sono aperti, i due passi dietro sono chiusi. Vai. Apro, apro, chiudo, chiudo. Apro, apro, chiudo, chiudo. Vai. 5, 4, 3. 2 1 squat più calcio frontale. Inizio il circuito PHA. Vamos. Scendo in squat, calcio frontale, deciso, vado giù in squat e calcio. Vado giù in squat e calcio. Mantengo il movimento, un bello squat e un calcio deciso. Giù, calcio. Giù, calcio. Così 10 secondi, non rallentare, mantieni il ritmo, respira. 4 3 2, 1, breve recupero, 10 secondi, riprendi fiato, prendiamo i pesi, ripartiamo, bicipiti a martello più spinta in alto, 3, 2, 1, vai, piego leggermente le gambe, allargo bene le braccia, salgo e spingo su, così, giù, chiudo, scendo, martello, salgo, spinta sopra la testa, mantengo il ritmo, separo bene i movimenti allargo sopra la testa scendo chiudo bicipite e martello vai sali giù chiudo e allungo 3 2 1 recupero attivo appoggiamo i pesi passo laterale su mezzo squat tra 4 3 2 1 vai un piccolo passo a destra e un piccolo passo a sinistra Mantengo la posizione di mezzo squat, non salire con i glutei, mantieni la posizione, addome contratto, utilizzo le braccia per l'equilibrio del movimento e mantengo il ritmo da una parte e dall'altra. Vai, vai, resisti, facciamo lavorare gambe e glutei. Mantieni, 5, 4, 3, 2, 1, ottimo, recupero attivo, 10 secondi. Ripartiamo con i pesi, tricipiti, busto a 45 gradi, 3, 2, 1, vai posizione, piego le gambe, busto in avanti, gomiti bloccati, allungo bene, allungo bene il braccio, lavoriamo sui tricipiti, respirazione sempre attiva, testa dritta in linea con il corpo, adome contratto, gambe leggermente piegate e spingo dietro e spingo dietro 10 secondi. Mantieni il ritmo. Respirazione attiva. 5, 4, 3, 2, 1, recuperativo 10 secondi, appoggio i pesi a fondo indietro alternato. Andiamo a lavorare sulle gambe 3, 2, 1, vai a fondo indietro alternato, utilizzo le braccia, addome contratto, il ginocchio sfiora il pavimento senza toccare. Mantieni il ritmo, respira. Respirazione sempre attiva per non andare in affanno, vado dietro e ritorno, vado dietro e ritorno, attiviamo le gambe e i glutei, mantieni il ritmo 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo 10 secondi, ritorniamo a lavorare la parte sopra con le spinte in alto 3, 2, 1, vai. Gambe leggermente piegate, spingo i pesi sopra la testa, movimento lento e controllato. Lavoriamo prima la parte alta, prima la parte bassa. È il metodo PH. Mantieni, non rallentare, mantieni il ritmo. Lavoriamo sulle spalle. 10 secondi, resisti. Sentirai le spalle bruciare, resisti, mantieni il ritmo. 5, 4, 3, 2, 1 recupera 20 secondi, ripartiamo in step touch, 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, step touch, approfitta per respirare, per scaricare un attimo, respira. Passettini brevi a destra e a sinistra, muoviamo anche le braccia, 10 secondi. Ripartiamo con V-step tra 4 3 2 1. Ok, vado col V-step, due passi larghi in avanti, due passi stretti dietro, due passi aperti, due passi chiusi. Mantengo il ritmo, mi coordino con le braccia, 10 secondi, poi passiamo squat più calcio frontale, 5 4 3 2 1 Cambio squat più calcio frontale. Secondo giro vado in squat. Calcio frontale deciso. Squat calcio. Squat calcio. Vamos. Squat calcio. Mantieni il ritmo. Resisti. Secondo giro. Non ti fermare. Non rallentare. Segui il video. 10 secondi squat calcio frontale squat calcio frontale fai lavorare anche le braccia 4 3 2 1 recupero attivo 10 secondi prendiamo i pesi bicipiti a martello più spinta in alto 5 4 3 2 1 leggermente piegate le gambe salgo apro e spingo sopra Mantengo il ritmo, martello, salgo e spingo sopra la testa. Respirazione sempre attiva. Separo i tre movimenti: bicipiti, martello, allargo, spinta in alto, vai. 10 secondi, lavoriamo su bicipiti e spalle, resisti. 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo. 10 secondi, passo laterale su, mezzo squat. 5 4 3 2 1 vai mezzo squat mantengo il mezzo squat passo laterale a destra e a sinistra busto in avanti mantengo le braccia per la stabilità sposto da una parte e dall'altra movimento lento continuato controllato approfitto per respirare naso bocca 10 secondi e facciamo un piccolo recupero da 10 secondi vai, vai 3 2 1 10 secondi di recupero respiro tricipite busto a 45 gradi tra 4 3 2 1 piego leggermente le gambe busto in avanti gomito bloccato allungo bene il braccio vado a lavorare sul tricipite focus tricipite addome contratto Respirazione sempre attiva, collo dritto, 15 secondi, allunga bene il braccio, allunga bene il braccio, il gomito è fermo, vai, 5, 4, 3, 2, 1, recuperativo, 10 secondi, appoggiamo i pesi, a fondo indietro alternato, 4, 3, 2, 1, Vai a fondo indietro alternato, alterno l'affondo destro e sinistro il ginocchio sfiora il pavimento, utilizzo le braccia non per bellezza ma per tecnica e stabilità. È importante lavorare braccia e gambe sincronizzato, vai. 10 secondi resisti, non rallentare, mantieni il ritmo. E 5, e 4, e 3, e 2. 1 recuperativo, 10 secondi, respira, ripartiamo. spinta in alto 5, 4, 3, 2, 1. Gambe leggermente piegate. Movimento controllato. Spingo con i manubri sopra la testa, li posso far toccare per la massima spinta. Salgo, salgo, mantengo la respirazione attiva, non rallentare. Anche se ti bruciano le spalle, continua. Resisti ancora 10 secondi, metodo PHA, lavoriamo prima la parte alta, poi la parte bassa, 5, 4, 3, 2, 1, recupera 20 secondi, ripartiamo in step touch, 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, step touch, approfitta per respirare, muovi braccia e gambe, piccolo passo a destra e a sinistra, respira, riprendi fiato, sciogli un attimo, 10 secondi e andiamo in V-step. 5, 4, 3, 2, 1, cambio V-step, due passi in avanti aperti, due passi chiusi dietro. Apro, apro, chiudo, chiudo, mantengo il ritmo, faccio lavorare anche le braccia, 10 secondi, due passi avanti aperti, due passi chiusi dietro, vai, 5, 4, 3, 2, 1, squat più calcio frontale. Terzo e ultimo giro, pha, vai giù in squat, sali, calcio deciso. Calcio deciso, vado giù e calcio, vado giù e calcio. sincronizzo il movimento, utilizzo le braccia in fase di discesa, spingo calcio, spingo calcio, vado in squat e il calcio, vado in squat e calcio. Resisti ancora, 5 secondi, non rallentare, non mollare. 3, 2, 1. Recuperativo attivo, 10 secondi, prendi i pesi, bicipiti a martello più spinta in alto, respira. 2 1 Piego leggermente le gambe, apro, scendo, martello, apro, spinte sopra. Separo bene i movimenti, martello, apro, spinte sopra la testa. Lavoriamo su bicipiti, lavoriamo sui deltoidi. Vai, mantengo il ritmo, martello, allargo, spinte e faccio toccare i pesi sopra la testa. Resisti ancora e spingi. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, 10 secondi, passo laterale su mezzo squat. Ci siamo, rimani focalizzato, respira. 2 1 vai, piccoli passetti a destra e a sinistra, addome contratto. Mantengo le braccia per l'equilibrio del movimento. Testa dritta, respirazione attiva. Approfitta per respirare in questa stazione, respira e mantieni il ritmo piccolo passo a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, riprendiamo i pesi, tricipiti, busto a 45 gradi, 3, 2, 1, piego leggermente le ginocchia, busto a 45, gomito bloccato e allungo bene il braccio, allungo bene il braccio, vado a lavorare sul tricipite, testa dritta in linea col corpo, mantengo il ritmo, vai, addome contratto, allungo bene il braccio, stimolo l'esercizio nel tricipite, 10 secondi, resisti, non ti fermare, 5, 4, 3, 2, 1, recuperativo, attivo, appoggiamo i pesi, ritorniamo sulle gambe, affondo indietro alternato, 4, 3, 2, 1, 1 Vai a fondo indietro, alternato, non tocco col ginocchio a terra, mi fermo. Prima alterno bene destra e sinistra, addome contratto, respira. Utilizza le braccia per migliorare l'equilibrio del movimento, non perdere l'equilibrio. Mantieni il ritmo ancora 10 secondi, non rallentare, che non è finito l'allenamento e l'esercizio. Vai, resisti. 5, 4, 3, 2. 1, recupero attivo. Ripartiamo con le spinte in alto, lavoriamo la parte sopra. 3, 2, 1. Gambe leggermente piegate, spinte in alto sopra la testa. Movimento lento, controllato, respirazione attiva. Respiro, tengo la testa dritta senza abbassarla o piegarla. Tieni le gambe sempre leggermente piegate per non scaricare sul lombare. 10 secondi, spinte sopra la testa, respiro. 5 4 3 2 1. Recupera 20 secondi. Siamo arrivati alla fine del workout, ora curiamo la respirazione e lo stretching. 10 secondi. 5 4 3 2 1 Ok, ottimo workout. Curiamo la respirazione. Prendo aria col naso. Respiro e butto fuori l'aria con la bocca. Inspiro ed espiro. Ancora, rallentiamo i battiti. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Stretching sulla spalla. Scelgo un braccio. Lo allungo. Premo sul gomito, una pressione leggera e mantengo. Respiro, respirazione sempre attiva. 3, 2, 1. Passiamo sull'altro braccio, allungo. Pressione leggera sul gomito, mantengo la posizione di stretching. 10 secondi, respira. Approfitta sempre per respirare. Ossigena il tuo corpo. Respira naso bocca 3 2 1 Stretching tricipite vado dietro prendo il gomito leggera pressione e mantengo la posizione senza forzare il movimento 10 secondi e poi cambiamo dall'altra parte respira 4 3 2 1 cambio l'altro braccio piano piano piego Spingo leggermente sul gomito, trattengo la posizione di stretching senza spingere, tengo la posizione 5, 4, 3, 2, 1, cambio, mobilizzazione della colonna, movimento lento e controllato, scarichiamo bene la schiena, la colonna è un ottimo esercizio per prevenire gli infortuni, mantengo la posizione, Vado su in arco e torno indietro piano piano. Seduta sui talloni, andiamo giù. Vado giù lentamente, mani in avanti, testa rilassata, glutei sui talloni, mantengo questa posizione di stretching per la schiena e per le gambe. Respiro, mi rilasso. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Vieni su, piano piano. Ok, il tuo super workout PHA è finito. Ci vediamo al prossimo allenamento. Vamos!